La legalità significa anche studiare per non essere in futuro sfruttato o dover lavorare in nero senza alcun diritto. È il primo messaggio che Don Agnello Manganiello, sacerdote simbolo della lotta alla camorra, ha lanciato agli studenti del Liceo Milli di Teramo. Un incontro empatico e carico di significati che rientra nelle tante iniziative dedicate alle scuole proprio sul tema della legalità, curate dal Comune di Teramo in collaborazione con il Premio Borsellino. Partendo dal loro vissuto, dal loro quotidiano, come pure ecco, prendere un 3 in matematica non è una sconfitta, ma comunque uno stimolo per poter prendere di più. Quindi, però ci vuole cultura, ci vuole studio, ci vuole impegno. E quello che dice Don Lorenzo Milani, che ogni parola non imparata oggi è un calcio nel culo domani, cioè, se non studi ovviamente ti dovrai arrangiare, sarai sfruttato, dovrai lavorare a nero, gli altri ne approfitteranno di te, tu non darai dignità alla tua vita, valore alla tua esistenza. Insomma, la legalità è anche questo ed è quello che cercherò di dire ai ragazzi. Dopo tutti questi eventi, nel cuore dei ragazzi cosa resta? Resta tanto, o almeno questa è la speranza che abbiamo, perché tutti gli incontri che abbiamo avuto con testimoni di giustizia, magistrati, adesso oggi con Don Agnello, con Tina Montinari, sono tutte testimonianze dirette che arrivano nel cuore dei ragazzi. E la nostra speranza è quello di riuscire ad inculcare dei semi di legalità che poi diventeranno delle meravigliose piante in futuro. Il mese di maggio a Teramo sarà un susseguirsi di eventi dedicati alla legalità e che rientrano nel quadro delle celebrazioni del trentennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. L'appuntamento più importante si terrà il 23 maggio prossimo in Piazza Martiri. Tanti eventi, già l'evento del 10 che si è svolto la settimana scorsa, oggi con Don Agnello Manganiello, il 19 avremo una tappa del Viaggio del Sorriso, la prima tappa in Italia del monumento di Falcone e Borsellino, il 23 maggio ovviamente il grande evento in Piazza Martiri dove coinvolgeremo ovviamente tutte le scuole, chiusura con la proiezione del film di Piff, La mafia uccide solo l'estate. Un percorso perché sia il loro percorso di vita un percorso caratterizzato dal no alla mafia e al sì alla legalità e giustizia.